Oggi festa del Santissimo Corpo e Sangue di Gesù. Meditiamo in questa penultima riunione, l'altra mi pare il 16 prossimo. Meditiamo secondo il programma del Credo la remissione dei peccati. La remissione dei peccati. Noi nel credo diciamo: credo in un solo battesimo per la remissione dei peccati, no? Ma dunque allora sono due dogmi uniti insieme in un solo corpo. In un solo dogma, in una unità inscindibile, per cui senza battesimo non c'è possibilità di remissione dei peccati, e dall'altra parte la remissione dei peccati procede dal battesimo, deriva dal battesimo. Il battesimo quindi è la fonte essenziale della remissione dei peccati. È il primo sacramento, senza il quale non si è cristiani. Ma essere cristiani cosa vuol dire? Appartenere a Cristo. Il cristiano è colui che vive di Cristo. Il cristiano è colui che vive della vita di Cristo. E per vivere della vita di Cristo occorre esattamente ricevere il battesimo. Andate, ha detto Gesù, battezzate nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. E così noi diventiamo partecipi della Trinità. E così noi diventiamo capaci della redenzione, capaci di ricevere il suo sangue in remissione dei peccati. Ma nello stesso tempo, solo così noi diventiamo capaci di appartenere a questa famiglia che si chiama cristiani, coloro cioè che non soltanto riconoscono in Cristo il Salvatore, il Redentore, ma coloro che riconoscono in Cristo l'anima, l'anima della quale loro vivono. Vi ricordate quanto Gesù diceva nell'ultima cena? Io sono la vite, voi i tralci. E per vivere bene questi tralci e produrre frutti devono vivere della stessa linfa vitale della vite. E nel battesimo avviene questo. Noi entriamo in una comunione totale e assoluta della divinità, del Cristo, per cui tutto ciò che era peccato originale, con tutte le conseguenze, viene depennato, viene cancellato, viene distrutto. E come si restaura una pittura, così fu restaurata la nostra anima e ritornò vivida e vitale secondo l'immagine e la somiglianza nella quale fummo creati. Un esempio personale: io ho assistito per un paio di giorni. Mi viene in mente adesso perché qui c'è la mostra di Michelangelo, no? Ho assistito al restauro della Cappella Sistina. Oh, che meraviglia! Interessantissimo! Interessantissimo! Queste pitture scultoree, forti, robuste di Michelangelo, che con l'andare del tempo e dei secoli
sono diventate quelle che erano, appunto, tutte soprastrutturate dal tempo, e che vengono dolcemente, delicatamente ritoccate, ripulite di qua, ripulite delicatamente ancora di là, appena accennato di qua, e poi restaurati in una maniera tale che si rivede non solo il disegno originale, ma lo splendore dei colori, quindi la vividezza e la forza di queste membra robuste del giudizio universale. E si rivede il volto dolce, sereno e misericordioso della Madonna, che sta lì accanto a Gesù Giudice, che sembra che voglia scaraventare tutti lì. E l'inferno è quasi quasi che essa madre le trattiene il braccio. Si rivede tutto bello. Ecco, il battesimo è questo. La ripulitura e il restauro totale dell'anima nostra, la remissione dei peccati. Poi, solo dopo, per coloro che non si fossero mantenuti a posto, nella innocenza battesimale, solo dopo interviene quella che nella tradizione della Chiesa e nella tradizione patristica viene chiamata la seconda tavola di salvezza, il sacramento della misericordia del Signore, la confessione. Ma solo per chi non si è mantenuto a posto dopo il restauro del battesimo. Ma la fede nostra ci insegna: credo in un solo battesimo per la remissione dei peccati. Quindi a rigore doveva bastare il battesimo perché l'umanità restaurata camminasse poi nella gioia dell'innocenza battesimale verso il trionfo della gloria, e passare questa vita terrena sempre nell'amore del Signore, nell'amore della Madonna, nell'osservanza dei comandamenti, eccetera, eccetera, senza mai più cadere. Questo è l'ideale. Però c'è un piccolo però. Il Signore, creandoci, abbiamo detto, ci ha dato la sua immagine e somiglianza. E uno degli elementi fondamentali di questa immagine e somiglianza, che cos'è? È esattamente il libero arbitrio. Ah, che bel dono! Che grande dono! Noi siamo liberi come è libero Dio. Noi siamo liberi quindi o di amare perdutamente il nostro Dio e odiare il demonio o suo nemico, o purtroppo disgraziatamente amare perdutamente il suo nemico, il demonio, e odiare il nostro Padre che ci ha creato, Dio. Ed ecco il dramma. Ed ecco il mistero, cari, il mistero della libertà, per cui anche dopo essere lavati abbondantemente dal sangue del Signore nel battesimo possiamo ricadere, ricadere, tanto più che il libero nostro arbitrio sceglie troppe volte, lo sappiamo tutti per esperienza, tristissima esperienza, sceglie troppe volte irrazionalmente. Le scelte nostre nel male
sono irrazionali, sapete? Sono irrazionali. Perché se veramente noi avessimo quella precisione di raziocinio che si compete alla natura nostra divina, ma mai più, mai più, noi commetteremo alcun peccato contro il nostro Dio, contro il nostro Padre, contro il nostro fratello Gesù, contro il nostro Santificatore, lo Spirito Santo. Noi siamo degli irrazionali. Uso questa parola perché è una parola che non dispiace, ma dire irrazionale e dire imbecille, siamo lì, sapete, siamo degli imbecilli. Dire irrazionale e dire che siamo dei mezzi galeotti è un po' la stessa cosa, sapete. E quello che è il guaio per noi, contro di noi, a causa nostra. Ecco, siamo cioè malati di mente. Nella radice latina imbecille vuol dire malato di mente. Ma malato di mente volutamente, è qui la irrazionalità. Ed ecco allora la seconda tavola di salvezza. Ricevete lo Spirito Santo. A coloro ai quali rimetterete i peccati saranno rimessi. A coloro ai quali non li rimetterete non saranno rimessi. Queste sono le parole dette da Gesù dopo la risurrezione agli apostoli e ai loro successori. La confessione, il sacramento della confessione, la seconda tavola della nostra salvezza. Cosa sarebbe di noi se non ci fosse questa seconda tavola? Saremmo sbranati, letteralmente sbranati dal diavolo, così come dice San Pietro: vigilate, siate penitenti, vigilate, perché il vostro nemico, il diavolo, vi gira intorno come un leone ruggente cercando di chi divorare. Saremo sbranati dal demonio. Cari, permettetevi di parlarvi chiaramente. E prima di parlare a voi parlo a me stesso, a me stesso. Coloro i quali non hanno la nozione chiara di grazia, di meraviglia, meraviglia dell'amore del Signore misericordioso, è il sacramento della confessione. Ho paura che non hanno capito niente del cristianesimo, non hanno capito niente della santità, non hanno capito niente dell'amore del cuore di Gesù. Ma bene lo capisce il demonio. È una delle prime tentazioni che il demonio insinua fortemente, precocemente e nello stesso tempo terribilmente nelle anime, e far allontanare questa anima dal sacramento della confessione, compresi i preti, i sacerdoti, i religiosi, le religiose. È la trappola dove cascano le anime, la trappola del demonio. Vi ho accennato prima di ciò che piace al demonio, e dai vari esorcismi sto facendo una specie di statistica che poi la pubblicherò
sulla rivista che voi già conoscete, Il Segno del Soprannaturale, qui di Udine. Una statistica: ciò che piace al Signore, al demonio, e ciò che dispiace al demonio. Vi ho accennato prima che dispiace al demonio l'Eucaristia e le adorazioni diurne e notturne dell'Eucaristia. Lì lui perde. Ma prima di dire questo, il demonio ha detto a me e a coloro che mi stavano intorno, e qui forse ci sono dei testimoni, ha detto a me che la prima cosa che gli dispiace è la confessione. La confessione. Oh, quella confessione lì, con quel sangue di quel vostro Dio che io ho crocifisso. Quanto mi dispiace, quante anime mi strappa dal mio regno, e quante anime vengono lì nel mio regno, anche sacerdoti e religiosi, perché ho fatto del tutto che non si confessassero più. Ecco qua, il sangue di Gesù, il sangue di Gesù, di quel Dio che ho crocifisso io, perché io sono il re, ha detto tra le altre, io sono il re anche di Venezia, perché mieto anime a tutta forza. Ho tutto registrato, sapete? Ho tutto registrato, eh? Il sangue di Gesù, la confessione. Beh, se io facessi una domanda, vorrei vedere chi di voi ha il coraggio o la sfacciataggine di rispondere. Chi di noi qua dentro non ha bisogno della remissione dei peccati e dell'applicazione del sangue di Gesù? Chi? Provate ad alzare la mano, siete capaci. Cominciando da me, eh? Tutti ne abbiamo bisogno. Altre volte vi ho detto, perlomeno la polvere ce l'abbiamo tutti nell'anima. Ed ecco la necessità di restaurare questa immagine e somiglianza di noi. L'accumulo della polvere produce la sporcizia, e l'accumulo della sporcizia produce quel velo, alle volte grave, che nasconde la vera immagine di Gesù, di Dio, nel quale, con la quale siamo stati creati. Il sangue di Gesù restaura. Il sangue di Gesù restaura l'immagine e la somiglianza di Dio in noi, del Padre. Il sangue che è costato tutta la sofferenza di Gesù, i meriti di Gesù vengono applicati a noi, applicati a ciascuno individualmente, personalmente a noi. Quando il sacerdote ministro di Dio ci dice: io ti assolvo nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, e veniamo assolti. Assolto cosa vuol dire? Purificati completamente, lavati completamente, altro che la reclame della candeggina, purificati dal sangue di Gesù, che ha una capacità divina non solo da togliere tutte le sporcizie, ma da penetrare a tal punto, scarnificare la nostra anima dal male e dal peccato e riportarla limpida davanti all'occhio del Padre Celeste, limpida, così divina come dal suo amore scaturimmo. E non solo, ma cari, c'è da piangere, cari, c'è da piangere a pensare un'altra cosa, che in quel momento
ridivento vero, vero figlio del Padre, e che in quel momento col suo sangue Gesù mi dà una corazza fortissima, fortissima, per poi lottare, lottare a tu per tu con il nostro nemico. Oh, cari, vorrei farvi assistere a qualche esorcismo qui, di qualche vero indemoniato. Forse più di qualcuno di voi si spaventerebbe e scapperebbe, ma allora capireste cosa viene fuori dal demonio, cos'è il demonio. Per cui non c'è da aver paura. Noi che siamo stati battezzati, cresimati, pieni di grazia, pieni del sangue di Gesù, lui non è mica battezzato, mica cresimato, è lui che deve aver paura di noi allora, non noi. Ma chi si sente? Chi si sente di avere il coraggio di lottare con lui, di manipolarlo così, come uno straccio? Di dirgli che è una bestia, che è un mascalzone, che è un bugiardo, che è un vigliacco, per cui se ne deve andare assolutamente in nome di Gesù, in nome di Gesù, da quel corpo e da quell'anima santificata il giorno del Santo Battesimo. Chi, se non si è purificati e pieni, pieni del sangue di Gesù? E lui lo sa, sapete, che strano. L'ultima volta che io l'ho fatto, la penultima volta, mi ha detto: ma tu stamattina non ti sei mica confessato? E non mi ero mica confessato quella mattina. E sì, mi confesso quasi tutti i giorni. Sì, non mi sono confessato, però io sono in grazia di Dio e tu lo sai, e in nome di quel Gesù vattene. E lui sta zitto. A un altro signore, che è uno dei nostri, che mi stava vicino, gli ha detto: tu ti confessi anche troppo, disprezzando. Si era appena confessato la mattina da me, e non dico altro, perché qui c'è una persona alla quale ha avuto una paura e uno spavento che ancora adesso lo sente, proprio per la confessione. Da qui presente, la confessione dei peccati, la remissione dei peccati, che cosa significa? Se potessimo, cari, se io potessi con le mie parole infondere nelle vostre anime il desiderio costante di lavarvi, lavarvi nel sangue di Gesù anche tutti i giorni, saresti immuni da qualsiasi tentazione e assalto del nostro nemico. Saresti immuni. Beh, Gesù benedetto, che perpetua, l'abbiamo pregato poco tempo fa nella Santa Messa, che perpetua la sua passione e morte, per cui perpetua la sua presenza in mezzo a noi. Ma perché? Per quale motivo egli perpetua nell'Eucaristia la sua presenza, se non per essere la nostra santità? Se non per trasformarci in lui e renderci, appunto, come dicevamo l'ultima volta, cristifori, portatori di Cristo. E come si va a portare Cristo se invece ci facciamo ingannare e possedere dal suo nemico il diavolo? Che portatori di Cristo siamo? Ma allora in quel caso siamo portatori del demonio e non di Cristo. Oh, cari, lasciatemi che vi parli liberamente e me ne prendo io tutta la responsabilità. Quando
vi sentite dire. Allorché volete confessarvi, quando vi sentite dire da qualche sacerdote: quanto ti sei confessato? Come si fa? Vai, vai, vai alla comunione. Dite che è uno stolto, per non dire che è un aberrante dal dogma, perché basta un minuto, un secondo, lo sappiamo tutti che possiamo commettere un peccato mortale. Altro che confessarsi ogni mese, ci si confessa quando l'anima ne sente il bisogno, punto e basta, fosse anche mille volte al giorno. Quel sacerdote non ha capito niente, probabilmente vive nel suo peccato, e mi auguro che quello che sto dicendo lo sentano tanti sacerdoti. E quando vi vengono a dire: ma la Madonna Medjugorje ha detto basta un mese, ma che miseria è? Questo non l'ha detto la Madonna, non lo può dire la Madonna, la quale viene per portarci Gesù. O sono false le parole che ha dette, o sono false le apparizioni. Perché la Madonna sa molto bene che noi siamo deboli e che possiamo peccare. L'ha detto mille volte anche, però, anche questo ha detto. E ha fatto vedere a certi veggenti anche l'inferno, dove ci sono anche quelli che si chiamano sacerdoti religiosi e non religiosi e tutto il resto. Allora, una delle due qua. O è vera la dottrina del Signore, o è vera quella della Madonna. E noi siamo obbligati a credere a Cristo, prima di tutto, che alle apparizioni private. E se le apparizioni private non confermano il dogma del Vangelo e del Nuovo Testamento, sono falsi. E la Madonna non può dire, basta una volta al mese. Ma che storie! Ma che storie! Se tutti sappiamo per esperienza che possiamo capitombolare e ruzzolare ogni momento. Allora? Dopo che sono ruzzolate ho sbattuto il naso e la testa in fondo alle scale. Che faccio? Aspetto un mese? Oh! Ma dove siamo arrivati? E sarei contento se anche questo lo sentissero quei signori che pretendono, per comodo loro, di portare avanti questa o quell'altra scusa, comprese le apparizioni. Per comodo loro, perché stare inchiodato al confessionale a sentire tante anime poverette è una fatica. Soprattutto è una responsabilità, è una fatica intellettiva ed è una responsabilità di coscienza. Perché il peccato che viene confessato io lo prendo sull'anima mia, perché in quel momento sono io che in persona di Cristo assolvo, sono io che devo assorbirmi e far penitenza come ha fatto Gesù, perché sono stato io mandato in nome di Gesù a rappresentare Lui, a vivere di Lui, a vivere la sua passione e morte per salvare quelle anime che vengono. Ed è troppo comodo fare e dire sfacciatamente: ah, ma io in chiesa ho rotto e portato via perfino il confessionale. Qualche sacerdote è anche questo. Allora dove arriviamo? Non credete, non credete. Ripeto, spero che qualche sacerdote senta quello che sto dicendo. È contro il Vangelo, è contro l'insegnamento della Chiesa. E non basta dire io sono post-conciliare, un corno, perché i documenti conciliari parlano chiaro, cari miei, parlano chiaro anche di questo argomento, anzi soprattutto di questo argomento. E il magistero vivente, che è quello del Papa attuale, ne ha dette quante ne volete, anche troppe su questo argomento. Dunque, la remissione dei peccati. Io vi auguro di non essere mai scrupolosi, perché lo scrupoloso non ha mai quiete, ma vi auguro di essere delicati nella coscienza. Ah sì, le delicatezze della coscienza, per cui mai andare a riposare nel letto senza che veramente la coscienza possa dire: Gesù, io ti amo. Gesù, tu sai che io ti amo. Gesù, tu sai che nella mia coscienza non c'è peccato, perché amo te, perché sono unita a te, perché so che tu sei in me. L'hai detto, io sono con voi, sono, non sarò
sono con voi fino alla fine del mondo.